provincia di Bari è quella che maggiormente risente della crisi, quasi 30.000 posti di lavoro persi in 4 anni, preoccupanti dati della ricerca elaborata dal Centro Studi della CGIL di Bari. Progetto Pesca è il nome della campagna di sensibilizzazione sulle malattie professionali dei pescatori organizzata da Fly CGIL Bari e Patronato Inca. Informare e tutelare soprattutto gli anziani dalle truffe e dai raggiri nasce con questo obiettivo lo sportello Feder Consumatori aperto ai cittadini presso le sedi comunali della CGIL. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV, lo avete sentito dai nostri titoli, la provincia di Bari è quella che maggiormente risente della crisi, quasi 30.000 posti di lavoro persi in 4 anni, dati allarmanti quelli della ricerca elaborata dal Centro Studi della CGIL di Bari. Ascoltiamo il commento a questi dati nell'intervista al sociologo Leo Palmisano. In 4 anni la provincia di Bari ha perso 29.577 posti di lavoro, attestandosi come la provincia che ha perso più occupati dal 2008 al 2011 ed è la più penalizzata proprio perché registra una perdita nei servizi, una perdita di 20.000 unità. Sì, perdiamo nei servizi 20.000 unità e per servizi intendiamo, perché la provincia di Bari è quella che concentra il numero più alto di occupati nei servizi, quindi di addetti, intendiamo soprattutto il commercio. E questo è il dato preoccupante, perché evidentemente la crisi incide anche in provincia di Bari, come in altre grandi province nazionali, sul commercio, perché c'è una minore circolazione di denaro e quindi questo, diciamo, è chiaro che produce una perdita di occupazione. Ma quanta di questa occupazione, poiché non vediamo tante serrande abbassate, diciamo così, si è tradotta in lavoro nero? È su questo che, diciamo, io stimolerei a indagare di più, a comprendere appunto che cosa c'è dietro e se poi l'effetto perverso della crisi nel settore specifico del commercio non produca un travaso di occupazione da regolare nel mondo dell'irregolare. Se prendiamo in considerazione il numero delle persone in cerca di lavoro, in provincia di Bari sono nel 2011 72.000 e vanno a costituire un tasso di occupazione del 12,3%, 10,5% per i maschi e 15,8% per le donne. Sì, il dato delle donne è in qualche misura drammatico, cioè, è vero che poi nel 2012 l'Istat ci dice che c'è un recupero, ma dobbiamo capire quali sono le forme contrattuali, però il differenziale tra il dato della provincia di Bari, il dato pugliese in generale e il dato nazionale ci dice che nonostante le donne siano quelle che studiano di più in Puglia, in provincia di Bari, dei maschi, sono quelle meno assorbite dal mercato del lavoro, come se fossero respinte alla frontiera dell'ingresso nel mercato del lavoro. Evidentemente c'è, come dire, una tara culturale non nella pubblica amministrazione, questo è chiaro, ma nel mondo dell'impresa, a escludere le donne. Una politica nazionale in grado di costruire un progetto industriale per il paese attraverso interventi mirati. Siamo nel pieno della crisi e nonostante le politiche fatte dagli enti locali, l'incentivazione alla ricerca, il territorio da solo non ce la fa. Commenta così Pino Gesmundo, segretario generale della CGIL di Bari, questi dati sull'occupazione elaborati tramite una ricerca fatta dal Centro Studi della Camera del Lavoro di Bari. Nonostante gli sforzi a livello territoriale per attrarre investimenti e per promuovere ricerca, si continuano a perdere posti di lavoro. Questa foto scattata dalla ricerca CGIL, dal punto di vista sociologico, cosa significa? Che manca una politica nazionale per il lavoro sicuro, per i giovani e per le donne, perché questi dati fanno il paio con un altro dato importante, cioè che c'è una espulsione di manodopera femminile giovane sotto i 35 anni dal mercato del lavoro nazionale, e questo vale per tutte le regioni. Allora serve un piano industriale nazionale, perché le regioni non ce la fanno con i propri piani straordinari per il lavoro, per esempio quello della Puglia, a convincere il sistema imprenditoriale ad incamerare questa manodopera. Perché manodopera giovane significa anche possibilità di cercare sui mercati internazionali la possibilità, le commesse, e quindi la possibilità di introdurre nuovi prodotti. Nuovi prodotti significa nuova occupazione, occupazione di qualità. Quindi io andrei molto su questo. Un piano nazionale per il lavoro, un piano industriale che vada verso l'occupazione stabile, giovanile e femminile soprattutto. 40
40 dipendenti della rete commerciale Coca-Cola che fanno capo a Bari perderanno il lavoro nell'ambito del piano di riorganizzazione della struttura. 22 novembre sciopero con presidio in piazza Prefettura. Ascoltiamo l'intervista a Nini Mincuzzi, segretario generale FLAI CGL Bari. L'avvertenza della CCHBC Italia, che ha investito 209 lavoratori addetti al settore commerciale, oggi ha visto nell'assemblea che si è tenuta a Bari presso la CGL la decisione di iniziare un'iniziativa di sciopero forte. Il 22 di novembre i lavoratori della Coca-Cola, tra quelli delle sedi produttive del nord e quelli della campagna, vedranno un'iniziativa di lotta forte tesa a tutelare e a difendere i diritti di tutti i lavoratori. Sono circa 500 i lavoratori interessati a questo processo di ristrutturazione, tra le sedi del nord, della logistica e dell'area commerciale. È prevista la ristrutturazione dell'area commerciale pugliese e sono interessati a questo processo, tra market developer e team leader, circa 40 persone. La FLAI di Bari è in prima fila con i lavoratori per battersi affinché questo numero si debba ridurre, con la possibilità di ricercare soluzioni alternative anche attraverso l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali che oggi il legislatore mette a nostra disposizione. Perché noi chiederemo all'indomani dello sciopero all'azienda di rivedere questa scelta e di sedersi al tavolo per ricercare le soluzioni alternative alla ristorazione, per cui ai licenziamenti. È evidente che noi chiederemo pure all'azienda di incentivare su base volontaria alcuni di questi lavoratori che dovessero aderire a questa ipotesi attraverso degli incentivi. Subito dopo l'apertura del tavolo saremo disponibili a verificare la possibilità di percorsi alternativi. Si chiama Progetto Pesca ed è il nome della campagna di sensibilizzazione sulle malattie professionali dei pescatori, organizzata da FLAI, CGL Bari e Patronato Inca, che denunciano il vuoto normativo della categoria. Iniziativa a Monopoli, vediamo. Una campagna di sensibilizzazione sulle malattie professionali dei pescatori. Si chiama Progetto Pesca, la campagna informativa della FLAI CGL di Bari e del Patronato Inca, ideata per mettere in piedi una nuova cultura della sicurezza in mare. Riduzione dell'udito dovuta ai rumori dei motori delle imbarcazioni, malattie osteoarticolari per il continuo logorio del lavoro in barca, dermatiti causate dall'esposizione perenne ad agenti biologici e atmosferici. Queste sono alcune delle malattie professionali del comparto pesca, i cui rischi spesso vengono ignorati dai lavoratori, che non ne hanno la consapevolezza perché non ne sono informati. Per monitorare lo stato di salute degli addetti del comparto è stato loro sottoposto un questionario. I dati saranno analizzati dagli esperti FLAI e INCA per valutare se ci sono le condizioni per far rientrare queste o simili patologie nelle tabelle INAIL delle malattie professionali. Il tutto finalizzato a informare i pescatori su come si possa ridurre concretamente il rischio di infortuni adottando comportamenti più appropriati. Prioritario colmare il cosiddetto buco nero normativo. Basti pensare che il decreto legislativo 57 del 2012 dispone il rinvio a tempo indeterminato dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nel settore pesca. Portare tra i lavoratori la consapevolezza dei rischi della loro condizione è il primo passo verso la tutela di settore, basilare per l'economia locale. Informare e tutelare soprattutto gli anziani dalle truffe e dai raggiri. Nasce con questo obiettivo lo sportello Federconsumatori, aperto ai cittadini presso le sedi comunali della CGL. Noi siamo andati a Modugno, vediamo. In che cosa consiste questo servizio fatto qui nella sede della CGL di Modugno? In sostanza, noi nella CGL di Modugno stiamo in comodato d'uso gratuito che ci dà la possibilità di fare consulenza e assistenza a tutti i cittadini di Modugno per quanto riguarda le materie di consumo. Quindi come Federconsumatori siamo aperti a disposizione dei cittadini ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30. Un servizio esteso anche alle altre camere del lavoro? Cioè, nella provincia di Bari siamo arrivati a 8 sportelli Federconsumatori, in Puglia siamo quasi 50 sportelli Federconsumatori che facciamo questa attività di consulenza
di assistenza ma anche di formazione, di prevenzione ai cittadini. In che modo viene fatto questo? Questo viene fatto attraverso i nostri responsabili operatori di sportello che hanno la capacità innanzitutto di saper ascoltare i cittadini, di non dare risposte molto generiche ma dare risposte appropriate e quindi individuando il percorso per risolvere, come dire, il contenzioso con le varie situazioni che si predispongono, si propongono. Rispetto al 2012 ad oggi, nella provincia di Bari più di 300 utenti si sono rivolti a Federconsumatori con una soddisfazione di oltre il 90% delle pratiche risolte. Quali sono le richieste che provengono dai consumatori in merito alle loro problematiche? La maggior parte delle problematiche si presentano sempre nei confronti degli ex monopolisti, ovvero le società di telefonia o le società di energia, quando sostanzialmente arrivano delle bollette troppo esose. Spesso capita con la telefonia che ci sono degli addebiti che non sono dovuti dal consumatore e noi interveniamo in questo caso appunto per tutelare i diritti dei consumatori. Che fascia di utenza viene qui e si rivolge tramite il sindacato appunto alla Federconsumatori? La fascia di utenza è molto ampia perché parliamo sia del ragazzo di 20 anni che ha preso il suo primo telefonino e quindi ha delle difficoltà, sia la persona anziana che si vede arrivare delle bollette sull'energia che comunque sono troppo alte per le sue possibilità. Noi inizialmente procediamo con una fase di accordo e quindi andiamo verso il Corecom per risolvere il problema della telefonia e devo dire la verità, funziona molto bene e riusciamo benissimo a dissipare ogni problematica. La maggior parte riguarda sempre le bollette perché soprattutto l'anziano quando ha un reddito basso ha delle agevolazioni proprio per le bollette dell'energia. Se queste agevolazioni non gli vengono riconosciute di diritto, noi interveniamo e facciamo in modo che il suo diritto venga rispettato. In casa soprattutto delle persone anziane arrivano personaggi giovani che si spacciano per compagnie di gas o elettricità dell'utente e estorcendo delle firme agli anziani fanno sì che cambiano operatore o società senza che queste persone sappiano cosa gli succede. Quindi si vedono arrivare fatture di altri soggetti, di altre società e non si rendono conto che hanno cambiato compagnia proprio per questo motivo, quindi questo è il problema principale soprattutto per gli anziani che si vedono insomma arrivare queste persone in casa e molte volte magari non si sa chi siano insomma. All'Università di Bari il 27 novembre si eleggono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico. La platea degli elettori è composta da circa 1500 lavoratori. Sentiamo l'intervista a Edoardo Renna, candidato della CGIL. Dopo 4 anni, questa volta con uno in più di proroga dovuto alla legge Gelmini, stiamo rinnovando quelli che sono gli organi di governo, sia Consiglio di amministrazione che Senato accademico. E sono quelle istituzioni collegiali che poi hanno il compito di dirigere l'università. Quindi in quelle sedi si prendono decisioni riguardo alla formazione, alla offerta didattica, al piano di ricerca e poi a tutta la gestione economica dell'intera università. Qualora dovessi essere eletto, quali saranno le tue priorità? Quelle di cercare di minimizzare i danni della Gelmini, perché come ho detto prima l'università è una forma di istituzione pubblica che deve garantire la cultura a tutti. La Gelmini ha spostato il potere sui baroni e ha posto meno attenzione agli studenti, per cui tenere sotto controllo il livello delle tasse studentesche, cercare di dare una programmazione, di indirizzare la programmazione verso gli interessi degli studenti e della comunità ed evitare appunto questa deriva più baronale che rende i docenti baroni più potenti di prima. Si può intanto cercare di lavorare appunto sulla programmazione migliorando i servizi e valutando soprattutto la estrema riduzione del personale sia in termini di docenza che di personale tecnico-amministrativo che ovviamente causa un impoverimento dei servizi erogati dall'università, per cui cercare di concentrarsi su il miglior utilizzo del turnover ed è quelle poche risorse di assunzioni che in questo momento l'università può fare. Sono 3 anni che perdiamo quasi 500-600 unità di personale e non riusciamo a recuperarle con nuove assunzioni.
Bene, era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Potete seguirci sul nostro sito internet www.cigelebari.it e potete seguirci anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 8:10 circa. Arrivederci.